È già polemica sul Cura Abruzzo 2, la manovra con cui la Regione ha stanziato ulteriori 70 milioni per la ripartenza. Secondo il capogruppo in Regione di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, si tratta solo di promesse e parte di quella somma potrebbe non arrivare. Lo stesso presidente Marsiglio ha parlato di una parte, come avevamo detto noi, come avevo detto io, fin dal primo momento, immediatamente disponibile, e un'altra parte invece fatta di una sorta di cambiali, di pagherò una volta approvato il bilancio, una volta rimodulati i fondi europei. Quindi mi sembra che si siano messi in campo delle misure che non arriveranno per adesso per gli abruzzesi. Abruzzo in Comune poi rivendica le proposte che non sono state accolte dal Consiglio regionale. Se la cantano e se la suonano, le parole di Mariani. Abbiamo fatto delle proposte che sono state bocciate e disattese, come quella del rimborso dei voucher per tutte le famiglie che hanno dovuto pagare gli abbonamenti per gli studenti e per i pendolari. Ci hanno detto di no, ci hanno detto di no nel dare priorità ai bandi che produrranno per le giovani imprese neonate negli ultimi 36 mesi. Ci hanno detto di no ad un diritto di priorità per tutte quelle imprese che risiedono e ricadono nelle aree interne. Quindi capite bene che, insomma, se la sono cantata e suonata, come si suol dire.